maglia appunto del Matera, mi riferisco al centrocampista Alessio Isai. Ciao Alessio. Ciao Gio, buonasera a tutti quanti. Ciao Alessio. Allora Alessio, innanzitutto ovviamente voglio abbracciarti forte, rivederti subito in campo, lo sai, ne parliamo spesso io e te, quindi la speranza è di rivederti subito in campo, perché per come è andata a finire col Matera ovviamente non è giusto, però purtroppo il calcio è anche questo. Sì, purtroppo sì, diciamo che sono successe alcune faccende che nessuno si aspettava, però alla fine dobbiamo sempre rialzarci e attenderci il meglio dal futuro. Ecco, nel settore giovanile eri tu quando appunto Giovanni Di Lorenzo approdò al Matera. Che tipo di calciatore è? Magari raccontaci qualche retroscena, qualche curiosità che lo riguarda. Io con Giovanni diciamo ci siamo conosciuti perché siamo arrivati entrambi nello stesso anno, il 2015. Giovanni, cioè, l'ho conosciuto quando ogni tanto mi chiamavano a farmi, cioè che mi facevano salire dalla Beretta in prima squadra, e diciamo da subito noti che lui ha un altro passo, perché andava, come giocava, così anche se allenava, andava sempre a 3.000. E diciamo, io quando arrivavo al campo pensavo di aver fatto 5-10 minuti prima di tutti gli altri, quando vedevo Giovanni che usciva, diciamo, dalla palestra, era un'ora che arrivava, cioè che era lì che si allenava. Un giocatore secondo me completo, ed è un calciatore che ha molte qualità più offensive che difensive, anche se fa molto bene anche la fase difensiva. Ecco, adesso se dovessi paragonarlo ad un altro terzino, a quale nome lo accosteresti, Giovanni? Lo accosterei a Cancelo della Juve, perché sono entrambi offensivi, anche se Giovanni secondo me ha un po' più, diciamo, è più bravo tatticamente in fase difensiva. Alessio, ti aspettavi che però potesse avere un'esplosione del genere e quindi fare questo ulteriore salto dall'Empoli al Napoli? Perché comunque stiamo parlando purtroppo di un Empoli retrocesso nell'ultima giornata, immeritatamente, nell'ultima giornata la gara appunto persa contro l'Inter, in questo salto che lo vede dalla retrocessione praticamente alla Champions League. No, onestamente, cioè, mi aspettavo che lui arrivasse a questi livelli, ovvero in Serie B, in Serie A, però non mi aspettavo arrivasse in zona Champions, Napoli, però devo dire che ha dimostrato quest'anno di meritarlo completamente, e secondo me farà benissimo anche col Napoli, perché si adatterà al gioco di Ancelotti. Sì, esattamente, si adatterà al gioco di Ancelotti, anche perché è quel tipo di terzino più fisico che richiedeva Carlo Ancelotti. Cioè, appena svelato questo retroscena che lui arrivava prima di tutti praticamente per lavorare in palestra, per anticipare quindi tutti, per rafforzare anche il suo fisico, l'abbiamo visto quest'anno anche con il vizio del gol, perché nel suo trascorso, ricordiamolo, da giovanissimo giocava proprio da attaccante, Giovanni Di Lorenzo, tant'è che veniva soprannominato proprio Batigol. Come mai secondo te, nonostante tutte queste sue caratteristiche, queste ottime qualità, è arrivato un pochino tardi nel calcio dei grandi? Secondo me, ho letto delle interviste precedenti in questi giorni, e diciamo, ho letto che è stato un po' sfortunato perché ha subito un fallimento della regina, ha subito, diciamo, quello che molti giocatori della Serie C subiscono, ovvero che non vengono attenzionati per bene. Per quanto riguarda invece il centrocampo del Napoli, dai, proviamo a giocare un po', Alessio. Il Napoli ha a centrocampo due calciatori come Allan e Fabian, c'è comunque Piotr Zielinski, però potrebbe arrivare questo Jordan Veretout. Ti piace Veretout, calciatore comunque importante? È ormai, non diciamo ancora ex Viola, però quasi. Sì, ma Veretout è un giocatore che va ad aggiungere a Napoli sia qualità che quantità. Credo che possa starci benissimo nel Napoli e può anche giocare a 2, a 3, può svariare, così dando più possibilità a Mister Ancelotti di poter cambiare anche formazione, magari in corso o anche dall'inizio. Grazie Alessio. Grazie a voi. Ciao, buon lavoro. Grazie. Un abbraccio, ciao, Alessio. Ciao.